grande evento Trixman qui a Civitavecchia. L'unica gara Trixman su distanza tipica, l'half e il full distance. L'half 1,5 km di nuoto, 75 di bici e 15 di corsa. Full esattamente il doppio, 3 km di nuoto, 150 di bici e 30 di corsa. C'è il mare che è spettacolare, ha delle acque cristalline. E ci sono, siamo nella terra degli Etruschi, quindi per quanto riguarda il percorso bici si attraversano diciamo tutta l'area nord di Civitavecchia, tutta l'area etrusca, e la corsa sul lungomare è qualcosa di straordinario. Una gara bellissima ma molto impegnativa, 1500 metri di nuoto in acque libere, in mare, con il mare bello, bello mosso, infatti è stato un po' complicato trovare la giusta rotta anche perché c'era molta corrente. Il mare era abbastanza impegnativo, c'era un'onda lunga, quindi a un certo punto sembrava che il mare fosse in salita, poi tornavamo giù, è stato abbastanza impegnativo. Usciti dal nuoto, 75 km di bici no draft, quindi senza scia, individuali a cronometro. E bellissimo percorso lungo tutta la litoranea, anche con un bel po' di dislivello, molti strappi in salita. La bici bellissima, 75 km dell'entroterra che mi è piaciuta un sacco e tutto sommato veloce anche se c'era un po' di vento, soprattutto ritorno. Rientrati dalla bici, la seconda zona cambio, la T2, e siamo partiti con la frazione di corsa lunga 15 km che si è svolta qui all'interno del paese di Civitavecchia. Anche questa abbastanza muscolare, con un po' di curve, qualche salita e discesa. Tutto sommato sono molto soddisfatta della mia prestazione, ho provato a spingere dall'inizio alla fine, le gambe hanno risposto bene, quindi sono contenta. Prima vittoria, mai vinto, quindi grande emozione. Ben organizzato, sono rimasto stupito. Rifarò anche il prossimo anno, tutta a mezzo al verde, veramente bella. Zona qui della Tuscia, molto, molto caratteristica qui del Lazio. E qui la zona cambio, qui vicino al forte, veramente molto suggestivo, bellissimo come è stato organizzato. Abbiamo potuto goderci il panorama che veramente mi è piaciuto un sacco, anche se ovviamente quando si è concentrati nella gara è difficile guardarsi intorno.